benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Dopo 28 puntate, si è conclusa l'avventura dei Dai e Dai a reazione a catena. Il trio toscano è stato battuto dai Tarallini e quindi ha dovuto salutare il pubblico. Ricordiamo che i tre ragazzi livornesi sono i campioni più longevi dell'edizione in corso. Si sono messi in tasca ben 82.000 euro in gettoni d'oro. Un montepremi ricchissimo, che i Dai e Dai hanno conquistato puntata dopo puntata. Sia i telespettatori che il conduttore Marco Liorni si erano affezionati ai Dai e Dai. Liorni, congedandoli, li ha abbracciati e ringraziati per le emozioni che hanno saputo regalare al pubblico. Proprio il pubblico, appena ha visto il trio toscano perdere il titolo, ha subito polemizzato sui social. Qualcuno è arrivato a pensare ad un complotto. Li hanno voluti far fuori, ha scritto infatti qualcuno. Altri hanno sostenuto che le parole degli avversari fossero più facili da indovinare. Tutto, a detta di qualche utente, perché si voleva che i Dai e Dai andassero a casa. Tanti sono stati i commenti di questo tenore sui social. Evidentemente, i Dai e Dai sono entrati nel cuore dei telespettatori e vederli andare a casa è dispiaciuto parecchio. Però, da qui a dire che sono stati boicottati dalla produzione di reazione a catena ce ne passa. Il trio toscano, subito dopo la puntata, ha voluto ringraziare tutto il pubblico via social. Su Instagram è comparso un messaggio dei tre ragazzi, nel quale hanno raccontato anche della loro soddisfazione per tutto quanto fatto nel programma. Il terzetto non ha fatto nessuna polemica, a differenza dei loro sostenitori. Anzi, i Dai e Dai hanno dichiarato che d'ora in avanti faranno il tifo per i Tarallini, proprio coloro che li hanno battuti. Un gesto di sportività che dovrebbe calmare un po' gli animi. Nel post, i Dai e Dai hanno voluto ringraziare anche tutti coloro che li hanno seguiti in questa loro avventura. Molti infatti, sono stati gli utenti che li hanno elogiati nel corso di queste settimane, per la loro simpatia e competenza. Il trio non ha invece voluto dare importanza a tutti quegli utenti che hanno gridato al complotto. Insomma, non hanno voluto gettare ulteriore benzina sul fuoco. Trattasi pur sempre di un gioco. C'è chi vince e c'è chi perde. Non bisogna certo fare polemica. Ma cosa sappiamo su questi tre ragazzi? Il trio è composto da Marco Voir, Simone Costagliola e Simone Mariottini. Come già accennato, tutti e tre sono originari di Livorno. Marco, classe 1992, è fidanzato e lavora in un'agenzia di scommesse. Simone Costagliola è nato nel 1993. Ha studiato design della comunicazione al Politecnico di Milano ed attualmente lavora per una multinazionale informatica. Simone Mariottini invece, classe 1994, ha studiato informatica e lavora a Dublino, in Irlanda, in una multinazionale che si occupa di e-commerce. Che altro dire? Prendiamo spunto dal loro messaggio e cominciamo a tifare anche noi per i nuovi campioni di reazione a catena. Vi dispiace che i Dai e Dai abbiano perso il titolo? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!